Ben trovati in una nuova puntata di Te le dico in diretta. Oggi siamo nella Piana di Lucca, per la precisione ad Altopascio, la città del pane, ma anche purtroppo la città delle code e del traffico. Ci troviamo qua in via Francesco Romea, a ridosso del passaggio a livello, dove ogni giorno si creano lunghissime file che arrivano anche addirittura alle volte fino a Gossi nel comune di Monte Carlo. Un problema annoso che va avanti da almeno 30 anni e che crea numerosi disagi ai residenti della via Romea stessa, non solo per le lunghe code che sono costretti a fare per andare al lavoro, ma anche un problema di qualità della vita. Un problema annoso, dicevamo, che va avanti da oltre 30 anni e che ha visto susseguire varie amministrazioni comunali e provinciali, ma il problema sussiste tutt'oggi ed è aggravato, come si può ben vedere, dalla presenza di un semaforo che crea ulteriore code e disagi. In questi anni l'amministrazione D'Ambrosio ha provato, sta provando ad eliminare il passaggio a livello e le lunghe code che congestionano il traffico in questa porzione di Altopascio. I progetti in ballo sono due. Il primo, bocciato, quello del 2016, che prevedeva l'utilizzo di parte di Via Torino per la realizzazione di un sottopasso per il transito anche di mezzi pesanti, e l'abbattimento di questo immobile. Per ovviare al problema del passaggio dei mezzi pesanti, Ferrovie nel 2020 ha proposto un nuovo progetto che prevede la realizzazione di una viabilità parallela alla via Francesco Romea, che parte da Gossi e si mette su via Torino, e che ha attirato numerose critiche e lamentele da parte dei comitati a causa del forte impatto ambientale. Per l'amministrazione comunale le soluzioni per risolvere il problema sono due e devono andare a braccetto. Da una parte c'è il completamento della circonvallazione del tratto che va dal Turchetto e arriva qua sulla Vientinese, che sposti il traffico pesante che attraversa Altopascio, Badia Pozzeveri e Marginone. Dall'altra c'è la realizzazione di un sottopasso esclusivamente per traffico leggero e dal minore impatto ambientale possibile. Proprio recentemente il Comune ha incaricato uno studio tecnico per arrivare al miglior progetto per il territorio. Insomma, tante idee e tante parole, ma dopo 30 anni i cittadini attendono ancora una soluzione.